rispetto alle partite precedenti, sicuramente questa è un sapore speciale perché comunque siamo consapevoli che è una partita molto più importante e ci giochiamo in playoff. E per me è sempre un'emozione speciale giocare contro il Palermo perché comunque ho passato 10 anni lì e so le emozioni che regala quella maglia. Per me sarà una partita speciale, ma noi stiamo preparando bene la partita e vogliamo vincere a tutti i costi perché comunque sappiamo che abbiamo a disposizione un risultato su tre. E quindi cioè siamo obbligati a vincere. Volevo chiederti, secondo te, come si giocano queste partite? Non mi spiego, si aggrediscono subito oppure magari si attende di capire qual è il mood della partita, come vanno interpretate secondo te anche alla luce, insomma, di quelle che avete disputato l'anno scorso, del percorso di quest'anno, della squadra che avete dimostrato di essere? Ma innanzitutto partiamo dal presupposto che secondo me siamo una squadra totalmente diversa, siamo una squadra organizzata e che comunque siamo un grande gruppo. E poi l'unica cosa che posso dire è che abbiamo a disposizione un risultato su tre, quindi dobbiamo andare in campo comunque col piglio giusto e andando a cercare la vittoria. Quindi dobbiamo attaccare, non dobbiamo, diciamo, non dobbiamo aspettare bassi comunque perché non abbiamo niente da perdere noi. Quest'anno col mister diciamo, ha trovato questo ruolo per me adatto e poi io come persona sono fatto così, sono un ragazzo semplice che comunque cioè, la mia famiglia mi ha dato certi valori e ringrazio a loro innanzitutto perché se sono questo ragazzo in merito soprattutto loro. Poi sono uno che non ama tante distrazioni e mi piace stare a casa e secondo me è dettata anche da questo, faccio una vita tranquilla e in campo poi cerco di prendere il meglio dai giocatori più esperti e qui ce ne sono tanti che mi hanno aiutato e penso che sia questo, il mio essere determinato anche da questo. Ma in questo momento parlare di mercato comunque per me, cioè in questo momento io penso solo ai playoff e l'interesse è normale che comunque da palermitano, da uno che ha giocato 10 anni lì, sarebbe sempre bello poter ritornare lì, ma non ci penso. Io penso al Teramo, penso ai playoff e penso soprattutto a fare bene perché per me saranno importanti queste partite e dovremmo arrivare al meglio perché noi il nostro obiettivo è quello di andare avanti, non fermarci alla prima partita perché siamo consapevoli della nostra forza, siamo un gruppo forte rispetto all'anno passato e speriamo veramente di far bene. Poi, comunque, da palermitano è normale che, diciamo, è sempre un piacere avere degli interessamenti da parte loro, però in questo momento non penso né a Palermo né ad altro, penso solo a concentrarmi su Teramo. In famiglia, immagino, a casa tua, come si vive questa partita? No, la mia famiglia tifa sempre per me, e loro pensano soprattutto a me, anche da lontano, mi stanno sempre vicino. E poi in quel momento, nel momento del gol, ci sono tante emozioni, quindi non la sai gestire la cosa. Quello che ti passa per la mente in quel momento no, non si può spiegare. Ecco, questo più che altro.